Commissione diretta sulla Web TV della Camera dei Deputati. L'odierna seduta di interrogazioni a risposta immediata sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di tre interrogazioni a risposta immediata. Ricordo che è prevista l'eventuale illustrazione per 1 minuto da parte dell'interrogante, che ha facoltà di rinunciarvi, la risposta del rappresentante del Governo per 3 minuti e la replica per 2 minuti. La prima interrogazione è la numero 507493 Boldrini sull'utilizzo di munizioni e armamenti di fabbricazione italiana da parte delle autorità militari e di ordine pubblico ugandesi. Invito quindi l'onorevole Boldrini a illustrare l'interrogazione per 1 minuto. Grazie signor Presidente, signora Vice Ministra. Prima, durante e dopo le elezioni del gennaio 2021 in Uganda si sono verificati continui episodi di violazione dei diritti umani, di inquinamento delle procedure elettorali e di violenta repressione di ogni voce di dissenso nei confronti del regime instaurato da Museveni al potere oramai da 35 anni. È quanto denunciamo con questa interrogazione, io e la collega Lia Quartapelle, ma si sono espressi nello stesso senso l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Borrell, l'ufficio dell'alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e anche il Parlamento Europeo, Presidente, con una risoluzione dell'11 febbraio 2021. Il leader dell'opposizione democratica, Bobi Wine, insieme ad altri esponenti politici ed attivisti per i diritti umani in Uganda, è stato audito qui il 18 gennaio dal Comitato Permanente sui diritti umani della Camera. E, in quella sede è stato affermato che militari e forze dell'ordine impegnate nell'azione violente di repressione dispongono di munizioni, armamenti e perfino elicotteri di fabbricazione italiana. Questa notizia ci ha molto colpite perché noi abbiamo una legge, Presidente, la 185 del 90, che vieta l'esportazione di armamenti verso paesi nei quali si verificano da parte delle autorità violazioni delle convenzioni sui diritti umani. Con questa interrogazione, vado a chiudere, chiediamo al Governo di chiarire come stanno effettivamente le cose. Grazie, Presidente. Grazie, invito adesso il rappresentante del Governo a rispondere. Grazie Presidente, grazie agli interroganti. Non risulta che le autorità ugandesi dispongano di munizioni ed armi di fabbricazione italiana la cui esportazione sia stata autorizzata ai sensi della legge 185 del 1990. Le licenze di esportazione di armi verso l'Uganda, concesse ai sensi della predetta legge negli ultimi 20 anni, sono infatti soltanto tre. E riguardano accessori elettronici e componenti non utilizzabili ai fini di repressione violenta, per quantità ed importi estremamente limitati. L'Uganda non figura tra i paesi oggetto di sanzioni da parte delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea o dell'OSCE, né risulta sussistano le condizioni per un divieto generale di esportazione nei termini previsti dall'articolo 1, comma 6, lettera D della legge succitata, ovvero, cito testualmente, gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea o del Consiglio d'Europa. Continueremo a monitorare e a mantenere alta l'attenzione sulla situazione dei diritti umani in Uganda, con riferimento anche al rispetto dello Stato di diritto e all'esercizio delle libertà fondamentali nell'ambito del coordinamento europeo e dei fori multilaterali. Si assicura infine che l'autorità nazionale UAMA valuterà con estrema attenzione le nuove istanze di esportazione di armi verso l'Uganda che dovessero pervenire, con particolare riguardo ai materiali suscettibili di utilizzo ai fini di repressione interna, in linea con la posizione comune europea numero 944 del 2008. Grazie, invito l'onorevole Boldrini a intervenire in sede di replica. Grazie Presidente. Beh, diciamo che è mia convinzione che un paese come l'Italia non possa e non debba fare sconti a nessuno.
nel pretendere il più rigoroso rispetto dei diritti umani e per quale motivo? Uno, perché siamo un paese di antica cultura giuridica, poi perché abbiamo una Costituzione con principi di alto valore democratico, siamo anche il paese la cui capitale ha ospitato l'atto fondativo della nascita della famiglia europea, parlo del 1957, e non da ultimo per importanza siamo anche il paese in cui è stato stipulato nel 1998 lo statuto della Corte Penale Internazionale. Quindi per un paese come questo non ci dovrebbero mai essere, no, ragion di Stato, interesse commerciali capaci di farci tacere o voltare le spalle di fronte a violazioni sistematiche ed evidenti dei diritti umani. Né possiamo limitarci a promuovere, come dire, delle buone dichiarazioni di principio, senza che poi ne conseguano delle coerenti azioni concrete. Ecco, noi viviamo in un mondo nel quale proliferano, direi, i conflitti, i colpi di Stato, l'impegno dei mercenari, ovunque, ne abbiamo già parlato, no? In questa sede. Ci sono le guerre per procura, quindi il rispetto puntuale della legge 185 del 90 per noi, per questo Paese, è lo scudo che ci protegge dal diventare, pur non volendolo, complici di dittatori, di tiranni e di guerrafondai. Ed è importante che ovunque, attraverso le sue rappresentanze diplomatiche, l'Italia mantenga una linea ferma, ferma in difesa delle libertà democratiche e dei diritti umani. Lo dico, signora Vice Ministra, perché non solo nel corso dell'audizione del 18 gennaio, ma anche un articolo recentemente pubblicato da Nigrizia, sono state mosse delle critiche ai comportamenti della nostra ambasciata in Uganda. Ora, chiaramente non sta a me entrare nel merito di queste critiche, ma colgo l'occasione per sollecitare il governo ad assumere una posizione netta e inequivoca su quanto sta accadendo in quel paese. Dunque mi fa piacere constatare che ci sarà da parte della, diciamo, dell'ufficio competente, come lei dice, una maggiore attenzione riguardo al caso delle armi in Uganda, perché appunto ritengo che da quanto emerge ci siano presupposti perché le nostre armi non vengano date in quel paese. Grazie. Grazie. La seconda interrogazione è la numero 5507494 del Mastro delle Vedove sulle iniziative per bloccare l'ingresso in territorio europeo di jihadisti dell'ISIS muniti di passaporti falsi. No, mi avvisano che è cambiata l'interrogazione, quindi il question time di oggi invece è sul caso del connazionale Andrea Costantino. Inviterei quindi l'onorevole Del Mastro delle Vedove ad illustrare l'interrogazione per un minuto. Grazie. Grazie Presidente, in effetti poi è stata cambiata l'interrogazione e quindi siamo tornati sul caso di Andrea Costantino, nostro connazionale da quasi 11 mesi in carcere ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti. Andrea Costantino è una vicenda giudiziaria nota allo Stato italiano della quale la Farnesina si è già occupato unitamente al nostro ambasciatore, prelevato nottetempo presso l'hotel dove soggiornava per una breve vacanza con la famiglia, è stato tratto in arresto per molto tempo senza neanche conoscere i capi d'accusa. Oggi si intuiscono, più che si conoscono, da quanto riferito dalla moglie, da quanto emerge dalla stampa nazionale e internazionale. Vi sono 1000 ostacoli all'esercizio della difesa frapposti dallo Stato degli Emirati Arabi Uniti alla difesa del legale di Andrea Costantino, che ha difficoltà ad accedere financo al fascicolo processuale e a fare visite al suo assistito. Le condizioni precarie di salute di Andrea Costantino, che ha perso più di 30 kg dall'inizio della detenzione, preoccupano, e unitamente alle difficoltà dell'esercizio delle facoltà processuali
difensive, unitamente ancora a quell'alea di pericolo nazionale o di sicurezza nazionale che aleggia sopra l'intero processo, evocata e invocata più o meno correttamente dalle autorità emiratine, degli Emirati Arabi Uniti. Noi volevamo con questa interrogazione sollecitare nuovamente il governo ad occuparsi di una vicenda che quantomeno per le negate facoltà dell'esercizio della difesa certamente inducono a più di una preoccupazione, e chiedere cosa stia facendo in questo momento il governo in ordine alle, per garantire i diritti di un nostro connazionale detenuto presso il carcere di Al-Watan ad Abu Dhabi. Grazie, invito la rappresentante del governo a rispondere. Grazie Presidente. Il governo italiano, la Farnesina e la nostra ambasciata ad Abu Dhabi hanno riservato sin dall'inizio e continuano a riservare la massima attenzione al caso di Andrea Giuseppe Costantino. L'azione nei confronti delle autorità emiratine è continua e a più livelli. Costantino, come è già stato ricordato, è stato arrestato il 21 marzo 2021 in un hotel di Dubai, dove soggiornava con la compagna e la figlia minore, dopo essere ritornato negli Emirati Arabi Uniti per rinnovare il visto di residenza in scadenza. Sin dalle primissime fasi l'ambasciata ha svolto tutti i passi possibili presso le autorità locali, attraverso contatti diretti e comunicazioni formali. Il direttore generale per gli italiani all'estero della Farnesina mantiene un costante collegamento con il legale della famiglia, si è recato in missione negli Emirati e ha incontrato a Roma la direttrice generale degli affari internazionali del Ministero dell'Interno emiratino. Sul piano politico l'azione è stata continua e ad alto livello. Il ministro Di Maio ha sollevato il caso più volte con il proprio omologo e da ultimo proprio questa mattina con il ministro dell'Economia emiratino in visita a Roma. Lo stesso abbiamo fatto io e il collega della Vedova ed altri esponenti istituzionali in ogni utile occasione. Nel rispetto delle norme locali, tutti abbiamo sottolineato il diritto del signor Costantino ad un equo processo per arrivare il prima possibile alla conclusione di questa dolorosa vicenda. Il nostro connazionale è stato privato della libertà e non ha potuto finora esercitare appieno il suo diritto di difesa. Ciò sta arrecando grande sofferenza ad una famiglia lontana migliaia di chilometri e con limitatissimi contatti con il proprio caro, e suscita comprensibilmente emozione ed attenzione da parte dell'opinione pubblica e di questo Parlamento. La Farnesina ha chiesto all'ambasciata emiratina a Roma che i diritti del nostro connazionale siano pienamente tutelati. La nostra ambasciata ad Abu Dhabi ha portato avanti una pressante azione di sensibilizzazione nei confronti delle autorità degli Emirati per far riconoscere il mandato legale dell'avvocato emiratino. Per molti mesi il legale non ha infatti potuto agire a tutela del suo assistito, problema superato grazie alla nostra attività di tutela consolare. Considerati gli aspetti di sicurezza nazionale alla base della vicenda, la Procura Generale emiratina non ha invece finora concesso l'acquisizione del fascicolo da parte dell'avvocato, ad eccezione di una consultazione e copia degli atti d'accusa. Il 12 gennaio si è tenuta la prima udienza, nel corso della quale il giudice ha letto i capi di imputazione a carico del connazionale, finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro. Ieri il giudice ha rinviato l'udienza al 23 febbraio, poiché nessuno dei testimoni citati dalla Procura era presente. Un funzionario della nostra ambasciata ha preso parte ad entrambe le udienze, in qualità di uditore, e assisterà alle prossime. Per il tramite del Ministero degli Esteri emiratino, l'ambasciata ha ottenuto di poter rendere visita più volte al connazionale nell'istituto penitenziario. Questi contatti diretti hanno consentito di accertarsi che il signor Costantino si trova in condizioni psicofisiche stabili e non allarmanti, nonostante le difficoltà causate dallo stato di detenzione ed un evidente dimagrimento. Le visite dell'ambasciata continueranno per prestare al nostro connazionale tutta l'assistenza necessaria. L'ambasciata ha richiesto al procuratore generale di tenere conto delle esigenze mediche del signor Costantino, ricevendo rassicurazioni sulla possibilità che egli sia sottoposto a specifici accertamenti. Proseguiremo a tutti i livelli l'azione di sensibilizzazione nei confronti delle autorità degli Emirati Arabi per un giusto processo e il pieno rispetto del diritto di difesa del nostro connazionale. Grazie, invito l'onorevole Del Mastro Delle Vedove a intervenire in sede di replica.
Grazie Presidente, mi dichiaro moderatamente soddisfatto per la risposta, atteso che è evidente l'impegno profuso dal Governo, devo dirlo pur dal versante dell'opposizione. È peraltro però pur anche vero che dalle notizie che abbiamo il nostro connazionale Andrea Costantino ancora purtroppo non ha neanche diritto alle classiche ore d'aria. Questo è un fatto di una gravità eccezionale, così come lo ha ricordato anche il sottosegretario, non ha a sue mani ancora integralmente il fascicolo processuale. Sono fatti evidentemente rispetto ai quali diventa difficile operare, se non per il tramite delle insistenti e incalzanti iniziative della diplomazia politica e anche per il tramite della nostra ambasciata. Però è evidente che bisogna ulteriormente, in questo caso unitamente con non facendone insomma una bandiera né facendo un'opposizione strumentale, ma bisogna ulteriormente decidere quali possano essere le strategie per alzare il livello nei confronti delle autorità degli Emirati Arabi Uniti. È inaccettabile in ogni caso che il nostro connazionale non solo non possa godere di ore d'aria, ma neanche abbia l'intero fascicolo processuale. Così come mi permetta di dire che è inaccettabile che le autorità emiratine ci tranquillizzino sul fatto che prima o poi potrà godere di una visita medica per verificare le sue condizioni di salute. Deve avvenire il prima possibile. Riconosciamo al governo e all'ambasciatore una particolare attenzione. Non dobbiamo, e questo è anche uno dei motivi della interrogazione odierna, mai abbassare la guardia o l'attenzione per proseguire nella difesa dei diritti processuali e sostanziali e direi ormai anche di natura umanitaria del nostro connazionale che ha faticosamente ottenuto di sapere quali fossero, come si dice, i capi d'accusa. In ultimo mi preme sottolineare che una ulteriore pressione nel seguire il processo sarebbe consigliabile, cioè è inaccettabile che non arrivino i testi di accusa e non vorrei che vi fosse uno strumento dilatorio da parte dell'accusa, perché e quindi bisogna il più possibile seguire questo processo come già sta facendo il nostro ambasciatore, come già sta facendo il governo, ma senza mai abbassare l'attenzione, perché pare che da ogni prospettiva si guardi la vicenda vi sia quantomeno un atteggiamento defatigatorio dalla parte della procura e degli inquirenti che assume anche tratti talvolta inquietanti anche in relazione alle condizioni del nostro connazionale. Quindi mi dichiaro moderatamente soddisfatto e ritengo che il governo debba proseguire mantenendo particolarmente viva l'attenzione sul caso del nostro connazionale. Grazie. Grazie. Passiamo all'ultima interrogazione all'ordine del giorno, che è la numero 507495 Spadoni, sulle iniziative per consolidare il processo di stabilizzazione della Libia. Invita quindi l'onorevole Spadoni a illustrare l'interrogazione per un minuto. Grazie Presidente, buongiorno Vice Ministra. Sappiamo tutti che la situazione libica purtroppo è ancora connotata da instabilità e da incertezza. A dicembre del 2021 dovevano essere fatte delle elezioni politiche per portare avanti il percorso di stabilizzazione del Paese, elezioni che poi non sono avvenute proprio perché ci sono stati dei dubbi sollevati da diversi attori in Libia sulla legittimità delle basi legali. In questo momento il Parlamento libico è l'attore preposto per definire i prossimi passi, però sembra che l'orientamento del Parlamento libico in questo momento sia quello di procedere con delle elezioni dopo però il completamento del processo di revisione costituzionale. Da queste premesse chiedo al Governo quale sia l'impegno che il Governo intende intraprendere e rafforzare per consolidare la pace e la sicurezza in Libia e scongiurare il rischio di ulteriore destabilizzazione e di divisione di fatto nel Paese. Grazie. Grazie, invito la rappresentante del governo a rispondere. Grazie Presidente, ringrazio anche l'interrogante. L'Italia,
continua ad essere molto attiva in Libia per favorire la piena e duratura normalizzazione di un paese la cui stabilità è cruciale non solo per l'intera regione circostante, ma anche per l'Italia e per l'Europa, date le possibili ripercussioni in termini di minaccia terroristica, sicurezza energetica e incremento dei flussi migratori irregolari. L'attentato di oggi al premier Dbeibah, al quale va in questo frangente tutta la nostra simpatia e personale vicinanza, ribadisce ancora una volta drammaticamente l'urgenza della stabilizzazione della Libia. Continuiamo ad essere in prima linea per sostenere il processo politico guidato dalle Nazioni Unite, volto a riportare la pace e la stabilità in Libia quale frutto di un percorso Libyan-led and Libyan-owned. La conferenza di Parigi a livello di capi di Stato e di Governo sulla Libia del 12 novembre scorso, che l'Italia ha copresieduto insieme a Francia, Germania, Libia e Nazioni Unite, ha testimoniato ancora una volta il nostro impegno per la pacificazione del Paese e riaffermato, grazie al determinante contributo italiano, il principio di ownership libica e il sostegno della comunità internazionale per la stabilizzazione della Libia nel solco del processo di Berlino a guida Nazioni Unite. Come evidenziato dagli interroganti, nonostante i progressi raggiunti grazie alla mediazione dell'ONU, che hanno portato alla fine delle ostilità e alla creazione di un governo unificato transitorio, il processo di transizione istituzionale sta incontrando difficoltà. Iniziative legislative unilaterali non condivise e contestate e il carattere divisivo di alcune candidature alle elezioni presidenziali hanno impedito che le consultazioni elettorali avessero luogo il 24 dicembre 2021, data stabilita dalla roadmap di Tunisi. Il rinvio delle elezioni ha aperto una fase politica complessa in cui al momento manca una chiara prospettiva elettorale e il governo ad interim sta affrontando crescenti pressioni. Poco fa il Presidente del Parlamento Aguila Salé ha annunciato il conferimento dell'incarico di formare un nuovo governo a Fatih Bashagha. Vi sono però tuttora molte incertezze sulle modalità del voto e sui prossimi sviluppi. In tale delicata congiuntura, l'Italia continua a garantire il proprio sostegno all'azione delle Nazioni Unite e della consigliera speciale Stephanie Williams affinché non si perda di vista l'obiettivo principale dello svolgimento di elezioni libere, eque e inclusive che riteniamo debbano necessariamente poggiare su basi giuridiche solide e condivise ed essere indette in tempi non troppo lontani per evitare che un posticipo troppo lungo e protratto alimenti ulteriore incertezza. Le elezioni sono infatti l'unica soluzione credibile per favorire una semplificazione dell'attuale quadro politico estremamente frammentato e contribuire così non solo ad una stabilizzazione sostenibile del Paese, ma anche a soddisfare le legittime aspirazioni del popolo libico, che registrandosi in massa ha dimostrato la propria determinazione a esprimersi in libere elezioni. Sono questi i messaggi trasmessi dal ministro Di Maio alla consigliera speciale Williams in visita a Roma il 7 febbraio. L'azione a livello internazionale non può prescindere da uno strettissimo coordinamento con gli attori internazionali e regionali più attivi sul dossier libico. Intendiamo proseguire la cooperazione con i partner like-minded nel formato P3+2, che oltre all'Italia include Francia, Regno Unito, Stati Uniti, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza e Germania. Paesi con cui manteniamo un'interlocuzione regolare e costante, anche a livello tecnico. Continuo anche il dialogo con gli altri attori internazionali che svolgono un ruolo chiave, anche se con orientamenti talvolta distanti dai nostri. Ciò per favorire quanto più possibile una convergenza sulle linee d'azione della comunità internazionale, per favorire il completamento della transizione istituzionale e per scongiurare ulteriori divisioni del Paese. Questo dialogo è assicurato innanzitutto a livello politico. La Libia figura infatti sempre in cima all'agenda degli incontri del Presidente del Consiglio Draghi e del Ministro Di Maio con i principali partner europei e internazionali. Anche a livello tecnico vi è poi un costante impegno dell'ambasciata a Tripoli, della Farnesina e dell'inviato speciale del Ministro per la Libia. Imprescindibile è il raccordo con l'Unione Europea, che intendiamo proseguire e rafforzare ulteriormente. Non meno importante è il dialogo che manteniamo e intendiamo proseguire a livello bilaterale con i principali attori libici,
In questa fase, nel pieno rispetto della sovranità delle istituzioni libiche, sarà essenziale incoraggiare tutte le parti affinché non si perda di vista l'obiettivo delle elezioni e venga definita quanto prima una tabella di marcia chiara e condivisa che consenta di andare al voto in tempi brevi e con un quadro giuridico certo. Grazie. Invito l'onorevole Spadoni a intervenire in sede di replica. Sì, grazie Presidente. Mi dichiaro soddisfatta della risposta della Vice Ministra Sereni. Sicuramente, come diceva Vice Ministra, è necessario che l'Italia possa avere un ruolo strategico, un ruolo primario nel riuscire a completare, assieme ovviamente alle Nazioni Unite e a tutti i nostri partner europei, per riuscire a completare questo processo di stabilizzazione, perché è ovvio che soprattutto in quella parte, in quell'area geopolitica, dobbiamo portare avanti appunto degli obiettivi, così come per esempio è l'obiettivo 16 dell'Agenda 2030, e quindi parlare di società pacifiche e inclusive. Quindi importante chiaramente il ruolo dell'Italia. Lei giustamente ha ricordato la conferenza di Parigi, copresieduta proprio dall'Italia. Andiamo avanti in questo modo, e ovviamente credo che il Parlamento potrà dare anche degli indirizzi al governo per portare avanti questo impegno a rafforzare la pace e la sicurezza in Libia. Grazie. Grazie. Dichiaro così concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.